Apsan Ace Pro drone 543 grammi di peso, quindi sopra i 249 grammi fatidici, dotazioni tecniche decisamente molto interessanti, una ottima videocamera con 4 kilobyte, 30 fps, cioè fotogrammi al secondo, 3 assi cardanici, una durata della batteria sui 30 minuti, forse 35 sono tanti, e 10 km diciamo di distanza almeno in teoria. Un drone sicuramente interessante, di cui vedremo alcune caratteristiche in corso d'opera, ma anche diciamo nei nostri voli sempre in Valsassina. La temperatura che supporta è dai 0 ai 40 gradi, si può lavorare quindi in qualsiasi condizioni di tempo. È un drone diciamo semi professionale, se non professionale, da tutti i punti di vista. Non pesa tantissimo, anche se pesa di più diciamo dei, ripeto, 250 grammi della prima classe, e quindi ci vuole il patentino per poterlo diciamo azionare a distanza. 10 km sicuramente di cinesi su questo aspetto esagerano abbastanza, anche perché nella situazione europea, nella diciamo in Europa, non si può andare oltre a un chilometro di distanza. In Cina, in modalità FCC, cioè cinese, sì, però non si sa se arriva veramente a 10 km. In Europa il drone si adegua automaticamente alla legislazione vigente, quindi diciamo che la distanza media percorsa è sui mille metri, un chilometro. Cosa dire ancora su questo drone che abbiamo testato sui nostri campi intorno alla comunità montana? Come al solito, sicuramente è un drone di ottima qualità, e la cosa che lo rende abbastanza particolare sono i sensori. Intendo dire i sensori antiurto, due davanti, due di dietro e poi uno sotto. Altri sensori, anzi più di uno, due sotto, che servono a diciamo controllare soprattutto nella fase della discesa se il drone è ben posizionato, se non cascherà in un posto troppo sconnesso per la discesa. Funzionano questi sensori? Sì, li abbiamo provati diciamo come vediamo nelle immagini, anche cercando di lanciare il drone verso un albero, e per nostra fortuna il drone si è fermato. Bene, come vedete i colori sono molto vividi, la qualità della registrazione indiscutibilmente è ottima, fin troppo, perché poi i gigabyte viaggiano alla grandissima, ci vuole un hard disk estremamente capiente per riuscire a contenere i video effettuati con questi droni, che hanno una qualità cinematografica veramente rilevante. La puntata, anche la quarta puntata, finisce qui, ci sentiamo alla prossima. Seguiteci sul nostro canale, metteteci un mi piace se potete e iscrivetevi. Alla prossima!